Grande successo per la cerimonia Le Fonti Day and Night, svoltasi lo scorso giovedì 21 giugno a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana. La mattinata ha previsto lo svolgersi di 3 tavole rotonde, dove esperti del settore hanno parlato di novità legislative, scenari e possibili evoluzioni del mercato energy, green bond e opportunità offerte dall'Industry 4.0. La sera, invece, il focus si è spostato su eccellenze legali e del Made in Italy. Boutique di eccellenza dell'anno, edilizia e urbanistica. Vince Todarello & Partners. Per il supporto alle operazioni immobiliari sotto il profilo societario, civilistico e contrattuale e per l'assistenza di altro profilo rivolta all'esame degli strumenti di pianificazione urbanistica, all'inquadramento delle aree e dei fabbricati e all'implementazione delle procedure urbanistiche di sviluppo. Congratulazioni a Todarello & Partners. Elegantissimi, tutti in smoking, fantastici. E le donne anche, meravigliose. Giusti, giusto, bravi. Todarello & Partners vince come boutique di eccellenza dell'anno nell'edilizia e urbanistica. Avvocato Todarello, un commento a questa vittoria. È inutile dire che siamo molto contenti, insomma, io personalmente, direi anche tutto lo studio. Siamo molto contenti, io personalmente non posso che, come dire, ringraziare tutti i miei colleghi di studio, i miei soci, ovviamente, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. E naturalmente insomma, poi tutti i clienti. Quale tipo di assistenza offre lo studio in tema di edilizia e urbanistica e quali sono le materie ad esse correlate di cui vi occupate? Lo studio, diciamo, ha una particolare, credo, di mettere sempre in prima istanza l'assoluto approfondimento, un approfondimento, diciamo, molto molto forte delle tematiche, ma poi renderlo il più possibile semplice, il più possibile operativo, quindi il più possibile, diciamo, fruibile da parte della clientela. Come scelta, se possiamo dire, insomma, filosofica dello studio, c'è quella nei confronti della clientela di un'assistenza pratica. Noi soprattutto nel settore dell'urbanistica e dell'edilizia, che sono settori comunque molto tecnici, quindi settori nei quali c'è anche una continua necessità di rapporti, di scambi con le amministrazioni, con gli uffici pubblici, ecco, noi quello che garantiamo e cerchiamo di offrire, e vediamo che questo comunque ha riscontro favorevole sul mercato, è proprio la nostra assistenza, non solo sul piano giuridico astratto, ma anche molto molto concreta nelle varie conferenze dei servizi, nelle varie diciamo riunioni con le amministrazioni. Quindi questo tipo di taglio, che dà molta tranquillità, molta, anche rende più facile la vita da un certo punto di vista al cliente. Le difficoltà interpretative del piano di governo del territorio del Comune di Milano sono state ostacolo allo sviluppo immobiliare, ad esempio nel recupero degli edifici produttivi dismessi? E in che modo? Rispondendo a questa domanda riesco anche un po' a rispondere alla seconda parte della precedente. Diciamo, gli ambiti sui quali, nei quali, gli ambiti un po' correlati all'urbanistica edilizia nei quali lo studio si muove molto e ci rendiamo conto che c'è un grandissimo bisogno di assistenza, è quello soprattutto del diritto ambientale. Ormai non c'è operazione immobiliare che non si porti dietro l'esigenza di una bonifica di un sito contaminato, comunque dell'affrontare le problematiche ambientali sottostanti prima di qualunque tipo di sviluppo urbanistico. Devo dire che purtroppo in questi ultimi anni la risposta alla domanda è sì, è stato molto problematico il riutilizzo, praticamente spesso addirittura impossibile. Abbiamo avuto una disciplina normativa prevista nel piano regolatore della città di Milano fortemente penalizzante, cioè il recupero delle volumetrie industriali dismesse è stato fortemente penalizzato perché, ma giusto per fare un esempio banalissimo,
per poter recuperare immobili di significative, ma neanche poi più di tanto, dimensioni, verso altre, quindi dalla destinazione produttiva originaria verso altre funzioni urbane, quindi il terziario, il residenziale, che sono quelle che oggi il mercato sostanzialmente richiede. Il piano regolatore prevedeva delle gravi, diciamo, riduzioni di indice, addirittura proprio con perdita delle volumetrie preesistenti di tipo industriale. Questo inevitabilmente ha reso tutto questo tipo di operazioni difficilissime, ma soprattutto lo ha bloccato. Questo alla fine non è stato, direi, e non è un bene per la città, perché non possiamo pensare che sia un piano regolatore a decidere il ritorno dell'industria in città. Il piano regolatore deve in qualche modo riuscire ad essere sufficientemente flessibile per assecondare le esigenze del mercato. Però stiamo adesso assistendo in qualche modo ad un cambio di rotta. Se le cose non cambieranno, abbiamo adesso, direi, un esempio molto favorevole, molto positivo, proprio nella nuovissima formulazione del nuovo PGT di Milano, ancora oggi pubblicata soltanto ai fini della valutazione ambientale strategica della VAS, però leggendo le norme del nuovo PGT vediamo che c'è proprio un cambio di passo rispetto a questo tema e questo tipo di problematiche sembrano essere scomparse. Speriamo che poi nella fase di adozione e di approvazione, come dire, tutto questo non debba essere smentito. Oggi non sono più previste perdite di volumetria, è consentito il recupero senza alcun tipo, diciamo, di limitazione, e io sono convinto che questo gioverà sicuramente alla città e a renderla ancora più attrattiva, più bella e più, diciamo, interessante, non solo per i milanesi ma anche per gli investitori, soprattutto internazionali, che in questi anni, per i quali in questi anni Milano, con tutti i suoi problemi, è rimasta, diciamo, un'oasi di eccellenza rispetto al resto del paese.